passione per la ricerca è una cosa che ho sempre avuto dentro di me e finora i risultati si vedono. Cioè, è proprio un, come posso dire, un sesto senso che ho sempre avuto. E c'è stato qualcosa che mi ha attirato in quella zona e continuava, un pensiero mi diceva, dagli un occhio lì che mi sembra interessante. Guardate che gallerione laggiù, guardate che gallerione. Sì, ma guardate che gallerione che c'è qua sotto, come scende, come scende. Oh, qua abbiamo intercettato qualcosa, eh? Abbiamo intercettato qualcosa di grandioso. Ma cosa c'è qua? Il mo... No, puttana, ragazzi! No, era la main, uguale, guarda che figata! Minchia! Guarda che roba! Non ci posso credere, guarda che piano! E non vedi fuori, cazzo! Guardate che roba! Figata pazzesca, se c'era Alex qui, ci tirava una raffica di ma dove siamo? Ma dove siamo? Minchia, guarda che roba, sembra di essere in Sardegna, oh, Pier! Pier! Ah, te 5 km, qua li facciamo davvero 5 km, guarda che roba! Anni, siamo ancora qui. Altro che mezzogiorno, si va a mangiare. Guarda la duna. Dov'è? Dov'è? Guarda che roba. No, non camminate sulla duna, dobbiamo aspettare la No. sera. Sera, Pami, di qualcosa. No, non Di ci posso qualcosa. credere, non lo so dove No, siamo, non ci posso credere veramente. quello di Cesare. Ma Oh, che io roba, Angelone siete di me lo... livello, Sì, guarda, me lo livello. posso sbaciucchiare, Angelone? Sì. Vai Sere, vai, vai Sere, che qua c'è da viaggiare, eh? Qui si viaggia a chilometri, dammi un 5, dammi un 5, dammi un 5. Andate ragazzi, guarda che figata, vai, 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 vai avanti, Sere, guarda che figata, Madonna, ma dove cazzo siamo? Ma dove cazzo siamo? Ma qui siamo a Supalu, oh guarda che roba, questo è un vecchio letto del fiume. Madonna, guarda che roba. È troppo bello, ragazzi. Oh, bellissimo, cazzo. Ma dove siamo? Nel deserto. Madonna! No, non ci posso credere! Cazzo, guarda che roba! Minchia che ambienti! Oh! Andate laggiù perché non vi rendete conto, è enorme! Tirano, non sembra che sta la Davvero? Ma che storia! Madonna, guarda come continua! Guarda che roba! Oh, l'autostrada! L'autostrada! Cazzo, ma qua, oh, guarda, media bivio! Media bivio! Questo abbiamo beccato un altro rio, guarda! Passaggino, però bisogna vedere. Vai, 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 vai. Ecco perché la sabbia è risalita. È tutto in diretta. Però si sta
stringe parecchio. Sono lì stretto, è dopo allarga. Sì, anche secondo me, guarda, questo è un passaggino basso del cazzo. È il classico passaggino, guarda, io andrei, perché questa è la via principale. Da sopra secondo te si passa? Da sopra? Fammi, non lo so, guarda, io. Fammi, passiamo di lì che sei. Ascolta la corda? Se arriviamo al lago, la vado a prendere, guarda. Se arriviamo al lago, mangiamo il pesce stasera. Vai ragazzi! Vai, vai! Sta clava si potrebbe anche spostare. Pier, ascolta, qui c'è una clava da spostare. Vai che ci siamo, vai che ci siamo. Questo è un passaggio basso classico e poi di lato non alzarsi. Riparte, vero? Ah, lo sapevo. Ma hai fatto per male, cazzo, che c'è un botto. Riprendiamo l'esplorazione. Cazzo, botto è cascato sul fondo. Lancio, Madonna, ma quanto va giù? Da qui a laggiù saranno 50. Ma sai che si va giù in libero un po'? Minchia, no, è vero, fino a lì si va in libero. No, si va in libero. Fino a quel terrazzo lì ce la si fa. Spero. Qua è un'ipotesi che con questo ritrovamento, se la direzione attuale segue questo andamento, dovremmo sbucare in qualcosa di più grosso. Ai giganti a meno più o meno? Più o meno siamo a meno 300. Più o meno a meno 300 abbiamo fatto una super traversata in parete nel vuoto, adesso ve la facciamo vedere. E là, la vedete? Esatto. E dall'altra parte vediamo galleria che prosegue e di qua che cacchio c'è? Tiro un urlo. Wow! Ragazzi, sentite che eco. Piero è già partito, non si sente. Oh cazzo, Piero non c'è più. Wow! Che dove cazzo è Piero? Ok, stiamo godendo un po' troppo, Sì. Ascolta, vuoi dire qualcosa visto che spegni la luce un attimo, Cesaro? Questa grotta chi l'ha trovata? Intanto ringraziamo chi l'ha trovata. Il nostro presidente Angelo Zardoni, per gli amici Angelone. Cazzo, Angelone, sei un grande, Angelone, veramente, hai trovato una grotta veramente tosta. Hai fatto centro. La passione, la conoscenza del territorio, poi dopo, chiamalo come vuoi, un po' di fondello. Di fondello ci vuole anche lui. Chi ha studiato il territorio ha ipotizzato che ci fosse un sistema più grosso chiamata sottotacchi. Ho fatto, si può dire, 30 anni di ricerca, conosco tutto il territorio come le mie tasche, ho fatto delle misure, con quelle dovremmo andare verso la Valle del Mosè, il che vuol dire puntiamo direttamente in sottotacchi.